De Sanctis, lei come semplice cittadino residente di Viale Marconi a Pescara ha inviato proprio nelle ultime ore una diffida al Comune di Pescara su questi lavori, lamentando la mancanza della valutazione di impatto ambientale. Sì, è una procedura obbligatoria che prevede l'invio alla Regione Abruzzo dei documenti anche per la partecipazione e trasparenza dei cittadini, e così non si vedono arrivare insomma, sulla testa un progetto già confezionato che manca, e io qui parlo anche da ciclista, appassionato e da pedone, manca addirittura della ciclabile nel 2021, cioè la mobilità con le biciclette e quella a piedi, qui si restringono anche i marciapiedi, deve essere privilegiata e non disincentivata, praticamente rendendo via Marconi di fatto o inutilizzabile da tanti cittadini con la bicicletta o addirittura pericolosa, perché le corsie saranno molto strette e quindi c'è una promiscuità fra auto e biciclette, quindi che saranno sfiorate in continuazione dalle auto, e non voglio immaginare quando devono passare c'è un camion o un furgone. È una norma ormai del secolo scorso, 1998, che dice che in occasione di lavori straordinari bisogna realizzare itinerari ciclabili, certo tenendo in considerazione una serie di parametri, ma qui è più che auspicabile un'iniziativa di questo tipo, perché su via Marconi biciclette ne passano. Ovviamente ne passano, e adeguare questa via in qualche modo in termini di sicurezza per i ciclisti sarebbe stato effettivamente interessante e utile. Adesso su via Marconi, con la nuova progettazione, due corsie autobus, due corsie auto, non è che le biciclette non passeranno più, passeranno ancora. Ecco, sarebbe auspicabile trovare delle misure che consentissero ai ciclisti di passare in sicurezza. Sarà difficile perché gli spazi ormai sono diventati molto stretti, però è un auspicio che noi continuiamo comunque ad avere.